Solo l'autopsia potrà chiarire le cause del decesso di Viviana Parisi, la DJ di 43 anni trovata morta sabato nei boschi vicino a Caronia, in provincia di Messina, a 5 giorni dalla sua scomparsa insieme al figlio di 4 anni Joele. Un esito atteso dagli inquirenti con particolare attenzione perché dal risultato dipenderà il proseguimento delle ricerche del bambino di cui si sono perse le tracce. La speranza adesso è ritrovare Joele sano e salvo. E a questo proposito proseguono senza sosta le ricerche. Gli inquirenti utilizzano anche cani molecolari e droni per cercarlo, in un perimetro che supera i 400 ettari. L'esame autoptico verrà eseguita oggi pomeriggio all'ospedale Papardo di Messina dalle dottoresse Elvira Spagnolo Ventura e Daniela Sapienza e da un esperto di larve e insetti arrivato da Genova. Il mistero resta sempre nei 22 minuti di buco, da quando la donna è uscita in auto dalla A20 da Sant'Agata di Militello e poi è rientrata in autostrada. È fondamentale scoprire cosa abbia fatto Viviana in quel lasso di tempo per capire che fine abbia fatto il piccolo Joele e soprattutto se possa essere lontano da dove è stato rinvenuto il cadavere della madre. Ipotesi, questa, non esclusa dal quotidiano. Le uniche certezze sono che la donna ha compiuto un percorso fatto a piedi, dopo aver urtato un furgone con la sua auto nella galleria lungo la A20 Messina-Palermo. La DJ ha lasciato la sua auto nella piazzola dell'autostrada qualche centinaio di metri più avanti, per arrivare fino al punto in cui è stata trovata senza vita a circa un km e mezzo di distanza. In queste ore il procuratore di Patti, Angelo Cavallo, titolare dell'inchiesta per omicidio e sequestro di persona sulla morte della DJ, ha lanciato anche un appello alle persone che hanno riferito a gente sul posto di avere visto una donna con un bambino scavalcare il guardrail. Hanno fatto un'opera meritoria a fermarsi, per vedere se qualcuno avesse bisogno di essere soccorso, ha sottolineato Cavallo. Adesso parlino con noi perché non sappiamo chi sono. È strano che nonostante il clamore mediatico non si siano ancora presentati o non ci abbiano contattati. Questa testimonianza è importante, ha spiegato il procuratore, per chiarire una volta per tutte se Joele era con la madre o no.